appassionati come solito, passiamo alla leg car. Oggi mettiamo un po' il peso, vediamo quante ne escono. Leg car, l'altra volta abbiamo fatto 16-17 colpi con 20 kg, dunque è giunto il momento, siccome abbiamo superato di un po' il nostro range che ci eravamo prefissati di 15 ripetizioni, è giunto il momento di mettere 25, quindi 5 kg in più. Sembrano pochi, però se l'esecuzione è fatta bene, vi assicuro che si sentono tutti dove si devono sentire, nel femorale. Dunque, partiamo, vediamo quante ne escono, non ho un obiettivo. Quelle che vengono, le facciamo. Sono uscite 13 alla prima serie, tirandola direi abbastanza bene. Se non siamo arrivati al cedimento direi che eravamo comunque almeno al limite. Aspettiamo un attimino, poi la seconda serie facciamo. È andata abbastanza bene, pensavo anche peggio in realtà. Dunque siamo belli vicini anche a mettere 30 fra qualche settimana, poche. Serie numero 2, a sto punto minimo dobbiamo puntare a 8. Se ne escono di più meglio, la tiriamo bene a cedimento, quasi peggio della prima. Vediamo se riusciamo a tornare a 13, vi assicuro che i femorali già li sento veramente molto pompati, quindi ottimo. Credo di aver rifatto uguale 13 oppure 12, riguarderò il video, ma credo 13. Ottimo, mi sembrava abbastanza cedimento questa, l'ho tirata tanto l'ultima, ma o la 13 o la 14 non è andata su. Passiamo al front squat. Ci siamo pronti con il nostro esercizio fondamentale, front squat, solito warm up. Dunque bilanciere libero 10 10 20 30, vedrete. E oggi, siccome l'altra volta abbiamo usato 40 kg per lato e ne abbiamo fatta una, proviamo a farne due, sempre se ce la sentiamo, una sicuro. Poi faremo dopo questo top set un back off con o 30 kg, 32 e mezzo, 35, vediamo come va il primo, e facciamo più o meno tutte quelle che vengono, tenendoci 1, 2, 3 colpi di margine per rimanere in sicurezza, essendo abbastanza infortunati. Allora, la stanchezza di tutto l'allenamento della settimana si fa sentire, però ce la facciamo lo stesso. Facciamo una serie di potenziamento sempre con 35 kg per lato, un solo colpo, poi buttiamo sui 40, a seconda anche di come ci sentiamo qua, ci si può sempre autoregolare a seconda delle sensazioni. Se cerchiamo ogni volta di mantenere l'intensità e addirittura di superarla un po', anche se non usiamo esattamente gli stessi carichi, si dovrebbe riuscire a progredire. È leggermente più difficile perché se hai scritto una cosa e fai qualcosina in più è ovvio che sei andato avanti, se la esegui nello stesso modo. Però diciamo che autoregolarsi è utile, perché a volte ci sono giornate no. Vediamo questa serie di potenziamento, poi vediamo se i 40 kg per lato oggi
volano o se dobbiamo cagarci sotto. Bene, andiamo con la nostra rivincita personale dall'ultima volta. Facciamo due colpi, non una, due colpi. Ci provo, mi sento giusto, non bene, non male, giusto? Dunque ci tiriamo, vediamo cosa salta fuori. Sono convinto di tirarli su easy, però comunque devo andarci sotto lucido. Ragazzi, lo so che spanco già più peso, però dovete capire che il front squat è un movimento abbastanza nuovo per me, da poco, pochi mesi che lo provo, che ci sto sotto, che ci sto dietro, anche perché ho potuto riprendere a squattare da non troppo. Però vi assicuro che è una soddisfazione riuscire a tornare a questi carichi pian piano, vuol dire che con la costanza, un po' di impegno, un po' di programmazione si riesce a fare di tutto. Li facciamo, punto. Come on! Andati, ne avevo anche 3 o 4 in realtà. La faccia sembra sempre dura, ma in realtà volano. È ovvio che il movimento richiede tanto impegno e concentrazione, quindi la testa e poi mi parto le vene ovunque, però ottimo. Ci sentiamo in forma al giusto, come ho detto, non al top, non malissimo, il giusto. Sono andate. La scorsa volta con 30 kg per lato nel back off abbiamo fatto 8 ripetizioni, quindi aumentiamo di 2,5 kg per lato. Se fossi in una progressione ancora più difficile metterei 1,25 o 0,5 kg, non lo so. Mettiamo 2,5 per lato e facciamo 5-6, anche se ne abbiamo già 8, teniamoci un limite di margine, siamo già progrediti in quello che ci importava. La prossima volta con i 40 kg dobbiamo cercare di farne 3. Quindi dobbiamo capire che dobbiamo da qualche parte levare. Dopo abbiamo le macchine per spingere tutto quello che abbiamo. Ma in questo esercizio, freno a mano, non esageratamente tirato, però giusto per non cadere dal ponte o dalla collina. Demo. Ragazzi, altra novità. Come annunciato, più o meno annunciato, era un easter egg. Per le serie più lunghe utilizziamo anche la cintura. Ogni tanto, non sempre. Perché, come già spiegato, nelle serie pesanti preferisco andarci senza, devo usare le mie abilità, non avere più stabilità. Ma in quelle leggermente più lunghe, dalle 5 in su facciamo, se fossero 4 già non la utilizzerei, preferisco ogni tanto, non sempre, utilizzarla, perché mi dà quella stabilità in più che mi permette di mantenere una tecnica pulita sotto un carico decente senza andarmi a sporcare eccessivamente. Ripeto, alterno, tanto il carico pesante lo faccio sempre solo senza. Quelli più leggeri, anche se sono comunque allenanti per ora per me, ovvio che andremo molto più su, sono sicuro, utilizziamo la cintura. Non sempre, però oggi mi sento così. Dato che ce l'abbiamo bella nuova di pacca, la utilizziamo. Bella stretta la cintura, mi raccomando. Dobbiamo far fatica, non dobbiamo poterla tenere tutto il giorno, se no vuol dire che non serve un cacchio. Io qua faccio fatica già a respirare. Facciamo la serie e poi me la levo subito. Serie andata, ovviamente con la cintura è facilitata un po', ne avevo 8, anche 10 forse, mi sono fermato a 6 come detto, progrediamo pian piano, non abbiamo fretta, anche perché i quad non sono il nostro focus al momento c'è la parte sopra, è un po' di femorale sì, ma parte sopra, quindi teniamoci un po' di fatica in meno.
Bene, siamo alla nostra leg press con il nostro solito aiutante. 1-2 serie di warm up, poi ci buttiamo sotto. La scorsa volta abbiamo fatto 150 kg per 7. Oggi buttiamo a farne 6, 7 o 8. Se sono 6, giorno no. Se sono 7, ok. Se sono 8, al top. Finito, questa è la regola. Se sono 5, vediamo la prossima volta. Se sono di nuovo 5, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa nell'alimentazione, recupero, non lo so. Taglia. Ragazzi, io non taglio nulla, Dunque, se me ne escono 5, me ne escono 5. Vi beccate il video dove sono scarso. Per ora sta andando bene, ma perché sto recuperando la forza che avevo un tempo, quindi ci sta. 2 serie di warm up, let's go. Ragazzi, oggi sono pesantissime, mi sa che la piccola progressione di front squat ci darà da fare nella leg press. Comunque, noi ci buttiamo sotto e quello che esce, esce. Però la vedo veramente dura. Let's go. Partiamo, non è detto che la chiudiamo, meglio. Andata normale, potevo controllarla di più, però era veramente pesante oggi, quindi non conto la progressione, anche se ne abbiamo fatte 8, mi tengo uguale alla scorsa volta. L'ho controllata poco nelle ultime perché era veramente dura, colpa mia. Siamo giunti alla leg extension, già regolata prima, per impiegare meno tempo. Tutti i colpi che vengono, ho aumentato di 5 kg dall'ultima volta che l'ho fatta. La leg extension l'alterno molto al sissy squat, eccetera. Un po' anche a voglia, diciamo. Importante il front squat in questo momento. Niente, tiriamo tutto quello che abbiamo. Una sola serie, tanto già la leg press ci siamo cotti e non l'abbiamo fatta neanche benissimo. Sotto. Riposo un secondino, siamo a 14, voglio arrivare a 20, 3, 2, 1, almeno 2 adesso, fate bene sempre, senza scalciare. Cioè. 17, 3, 2, 1, ci soffre adesso, sono le più belle.
Bene, proviamo. Parziali. La scalciamo su una. La serie è andata, conterò 14 più 3 più 3. I parziali li mettiamo sempre, dunque saranno my reps o rest pause. Per la prossima volta o andiamo su di carico o andiamo su con queste rep, magari facciamo un 15 3 3 oppure un 15 4 2 1, non lo so, vediamo. Comunque bisogna sempre far di più. Adesso ci metto un attimino a rialzarmi e andiamo a fare l'ultimo esercizio, che è il lower back crunch, solito, col peso. Bene, piegandoci a stento e alzandoci ancora meno, passiamo al lower back crunch. 5 kg dell'altra volta, ne abbiamo fatte 8 l'altra volta con 5 kg, più un drop set e anche meccanico, quindi mani in alto e mani a mummia. Puntiamo a farne 10 con i 5 kg, fate bene. Poi se vedo che non è esagerato lo stimolo, mani in alto e poi a mummia. Ne abbiamo chiuse 10, la 11 non è salita, una in alto e quella mummia ho detto di no mentre stavo facendolo perché proprio si era disintegrato il lombare, pompatissimo. Provatelo questo esercizio anche con la hyperextension 45, funziona da Dio, si sente, se lo fate bene, controllato in discesa, è una figata. Potete anche caricarci poco, se lo fate bene ci caricate poco, 5 kg fatti bene, arrivo fin su al massimo che riesco, scendo piano, è difficile. Un'altra serie, poi concluso il workout. È andata peggio questa serie, vuol dire che nella prima ho espresso tutto quello che avevo. Questa è andata un po'... Ne fate 8 come l'altra volta, però non ho aggiunto troppi drop set eccetera, ho provato con le mani in alto, mummia, ma una più o meno è venuta, riguarderò il video, ma non credo, metto 8 con 5 kg. Ci ho provato. Dunque, terminato il workout, è stata bella, soprattutto il front squat. La leg press poteva andare meglio, leg curl sono soddisfatto, leg press devo controllarla di più. Succede, io non taglio nulla, vi faccio vedere, cioè taglio gli intermezzi perché sennò vi annoiate, però non taglio nulla delle serie, se non escono non escono, se fallisco fallisco. Sto giro sulla carta non ho fallito perché ne ho chiuse 8, ma non le ho controllate come l'ultima volta in cui ne ho fatte 7.
soprattutto le ultime. Quindi io tengo la progressione uguale, la prossima volta ci ripresentiamo sotto la pressa e cerchiamo di chiuderla. Dobbiamo anche calcolare che col front squat siamo andati su, quindi caccia via, sessione comunque produttiva. Ci vediamo alla prossima!